Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Mi trovate in questa versione vampiresca perché oggi vi porto un video a tema Halloween. Il video in particolare è una collaborazione con Maria Chiara del canale Facciamo un salto in libreria e come quelli che mi seguono da più tempo sanno, quando si parla di collaborazioni con lei, di solito puntualmente è sempre un tag. Siamo ad ottobre, Halloween è vicino, potevamo non creare un tag ad hoc? Ebbene no, quindi eccoci qua con un nuovo tag che si chiama La notte degli Oscar Halloween Edition, quindi un po' una promessa per un ritorno futuro di questo format e un tag appunto tutto dedicato a questa festività che sta arrivando. Noi ovviamente lo proponiamo prima così da permettervi di portarlo entro Halloween, però insomma lo spirito halloweenesco c'è tutto. Prima di cominciare io vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre trovate sempre nuovi video e se vi iscrivete sui social e su Instagram in particolare vi avviso in tempo reale su quando usciranno i video di volta in volta, anche perché adesso non ho più una programmazione fissa. Tutti i libri che trovate qui li trovate linkati giù in info box, sono link affiliati, lo sapete, quindi se volete acquistarne qualcuno fatelo attraverso i miei link così che il canale insomma possa essere sostenuto da voi anche economicamente. Io inoltre vi invito ad andare a vedere il canale di Maria Chiara, il video in questione di Maria Chiara per andare a vedere la sua versione. Direi di cominciare, vi spiego al volo di cosa consiste il tag e poi partiamo. In realtà è molto semplice, come appunto per la notte degli Oscar abbiamo indetto dei premi, delle categorie a cui affidare un Oscar. Le categorie ovviamente sono a tema Halloween. E la prima categoria è quella del miglior costume. Quindi direi partiamo subito ad affibbiare i premi ai nostri libri. E partiamo dalla prima categoria. Il primo premio va al miglior costume, ovvero un libro con una copertina spaventosa. Per questa categoria ho scelto un libro che effettivamente mi ha sempre messo un'inquietudine talmente forte da far fatica a guardare la copertina quando prendevo in mano questo libro per leggerlo. È un libro che ho abbandonato, quindi non so darvi un'opinione di questo libro perché la scrittura non faceva per me, la trama è pazzesca, ma non mi sono proprio trovata con la scrittura dell'autore. E sto parlando di Istituto di Bella Morte di David Healy. È una copertina veramente inquietante con quest'uomo semi, non lo so veramente, però è inguardabile. Io faccio veramente fatica a guardarla, mi dà fastidio. Poi vabbè, ho le mie turbe. Io quando mi tocchi gli occhi in qualche modo mi sento male. Quindi sicuramente è una delle copertine che mi ha disturbata di più in assoluto. L'ho sempre trovata terrificante. La trama in realtà è una trama molto interessante perché un po' come il film Mattia Pascal, qui si parla di cominciare la propria vita da zero simulando la propria morte. Infatti, questo è ciò che fa l'Istituto di Bella Morte: ti simula una morte, quindi tutti i tuoi parenti ti danno per morto e tu puoi cominciare una vita nuova da un'altra parte. L'unica clausola, ma la più importante, è che tu non puoi più tornare indietro sui tuoi passi. Se prendi questa decisione è per sempre, non puoi più farti rivedere dai tuoi parenti, non puoi più tornare indietro. E il nostro protagonista quindi sceglie di provare ad avventurarsi in questo esperimento, peccato però che appunto lui indietro ci vorrebbe ritornare e lì cominciano i guai. Ripeto, la trama è pazzesca, però poi mi sono trovata insomma un po' così con la scrittura. La copertina però davvero è un qualcosa che io non riuscirò mai a guardare. Andiamo avanti col secondo premio che va al miglior vampiro protagonista, ovvero un libro che ti ha prosciugato slash che hai letto con voracità. E qui mi è venuto in mente subito un libro che sì, mi ha prosciugato proprio per la frequenza con cui lo prendevo in mano, cercavo di leggerlo quanto più possibile, ma soprattutto perché l'ho letto con un'immensa voracità, ovvero Via col vento di Margaret Mitchell. Un libro che ho amato alla follia, un libro che veramente ti cattura e non ti lascia andare finché non l'hai finito. Una storia accattivante, ricca di storia, ma soprattutto un racconto pieno di passioni. È veramente un libro a tutto tondo, a 360 gradi, che con un ritmo anche relativamente incalzante e che vi farà venire voglia di leggere pagina dopo pagina per sapere cosa accade. Questo libro mi ha letteralmente prosciugata e un libro bello come questo non l'ho ancora trovato dopo la sua lettura. Proseguiamo con i premi. La terza premiazione va alla migliore
scenografia, ovvero un libro con un'ambientazione tetra e terrificante. E qui ne ho scelti due perché hanno veramente delle atmosfere da brividi. Non ho voluto vincere facile, quindi non ho scelto dei libri horror in questo caso. Il primo è Gente alla buona di Mattia Grigolo. Qui abbiamo un'atmosfera molto cupa, quasi soffocante. Siamo in Italia e abbiamo i nostri protagonisti che vivono questo evento traumatico quando erano bambini, in quanto sono tre amici, ma quando erano bambini in realtà erano in quattro. Uno di loro viene a mancare per un tragico incidente e noi ricostruiamo la storia di questo incidente insieme a loro e viviamo le loro vite in parallelo attuali e come prendono il tutto, come stanno vivendo il tutto. È una storia incredibile, molto interessante, scritta con una bravura pazzesca. Mattia Grigolo in questo è fantastico, ma soprattutto quello che colpisce appunto questa cupezza. Ti immagini tutto quanto in un grigiore costante, in una notte costante, rende veramente molto bene quest'aria molto molto pesante, appunto, ma non perché la storia sia pesante, ma è proprio l'atmosfera che è così, così grigia, così cupa. L'altro libro che invece vi voglio mostrare, sempre per la sua atmosfera che è ancora più schiacciante, ancora più cupa, è sicuramente Cielo di Pia Leino. Questo è un distopico, abbiamo una terra molto prossima perché siamo nel 2058 in cui tutto sta andando un po' a scatafascio, l'inquinamento incombe, non c'è più la carne animale, adesso ci si ciba di insetti, le persone sono chiuse in casa, stanno sulla piattaforma a cielo perché stare fuori non possono, ci stanno male, e quindi vedete queste città deserte, grigie, cupe, restano fuori soltanto le persone povere, chi veramente ha bisogno di guadagnarsi la pagnotta anche solo per riuscire a mangiare la sera stessa. Ed è un'atmosfera molto inquietante, molto cupa, perché sentite come incombe, anche perché è un'ambientazione molto vicina alla nostra, con argomenti di cui si è parlato da neanche troppo tempo fa, quindi è veramente ansiogeno, un libro super ansiogeno, e le atmosfere rendono quest'ansia in una maniera a dir poco agghiacciante. Continuiamo con il quarto premio che va alla migliore strega protagonista, ovvero un libro che ti ha incantato da cui non riuscivi a staccarti. Qui ovviamente sì che vinco facile, ma non potevo non citarlo perché è quello che calza a pennello con questa definizione, ovvero Il Conte di Montecristo. Libro che davvero quando l'ho cominciato poi non sono riuscita più a staccarmi, lo leggevo ad ogni minuto che avevo libero, appena avevo anche solo 5 minuti, anche solo aspettando che l'acqua della pentola mentre cucinavo bollisse, lo tiravo su e leggevo. È una storia meravigliosa, ti fa solo venire voglia di leggere e basta, di non fare nessun'altra attività per sapere come va avanti. Inoltre i capitoli brevi incoraggiano molto la lettura del libro e quindi questo libro è veramente un libro che non solo mi ha stregata per la storia, ma mi ha proprio catturata, attirata in un vortice da cui non sono riuscita a staccarmi finché non ho chiuso letteralmente l'ultima pagina. Proseguiamo con il prossimo premio che va al miglior libro horror, ovvero il libro più spaventoso e inquietante che tu abbia mai letto. Signori, qui un vincitore effettivamente ce l'abbiamo, perché finora non ho letto niente di più spaventoso, inquietante, disturbante, nonostante non sia riuscito a finirlo, e non perché non mi piacesse, ma proprio perché avevo bisogno di una pausa, di staccarmene. E sto parlando di It di Stephen King. It è uno dei miei mostri preferiti, la storia è disturbantissima, molte scene sono scene forti e spesso volentieri queste scene forti non sono neanche dovute al mostro, ma sono gli esseri umani a crearle. Io veramente, questo libro è un capolavoro vero e proprio ed è terrificante, non tanto per le scene crude, ma tanto per tutto il resto. King si mette proprio a ravanare nel cervello, si mette proprio a toccasciarti il cervello, a trovare quelle cose che potrebbero disturbarti tantissimo, cose magari anche insospettabili che però quando le leggi ti senti veramente toccato dentro, ti senti molto disturbato, proprio perché sono cose molto profonde e nascoste negli antri del cervello dove risiedono tutte le cose spaventose e paurose. Quindi veramente questo libro è forse il
più spaventoso che abbia mai letto. Ripeto, non sono neanche riuscita a finirlo, sono arrivata a tipo un quarto, perché poi avevo bisogno di respirare. Non è facile leggere questo libro qui, veramente bellissimo, bellissimo, terrificante, ma bellissimo. E procediamo con il premio per il miglior antagonista, un libro con un cattivo davvero crudele. E qui sono stata un po' in difficoltà perché ce ne sono tanti, ma credo che il più crudele che abbia trovato al momento è sicuramente Lord Ruthven del racconto Il vampiro di John Polidori. Questo è un racconto di cui vi ho parlato nello scorso video, il video lettura che vi lascio su nelle schede. Abbiamo un vampiro che letteralmente non si fa scrupoli, un vampiro che cerca la sua preda, la vede e la uccide. Non ci sono mezzi termini, non c'è niente, c'è soltanto una creatura spietata che vuole il suo sangue, ed è una figura pazzesca, non tanto per lo charme o quant'altro, perché è un racconto talmente piccolo che non può raccontarci chissà che cosa, ma la freddezza di questo antagonista appunto mi ha fatto dire sì, lui è forse uno dei più crudeli che abbia incontrato finora. Il prossimo premio va al miglior scheletro protagonista, un libro sottile ma molto spaventoso / inquietante. E qui ve ne mostro due. Il primo non ce l'ho fisicamente, ve ne parlo subito, che è Amico mio di Gianmarco Perale. Libro sottilissimo, ma veramente di un inquietante pazzesco. Non tanto per le atmosfere o la storia, ma tanto per il personaggio di cui si parla all'interno. Il personaggio è un bambino di 13 anni che praticamente sta lottando, si sta autosgretolando in realtà, perché ha il terrore di perdere la sua amicizia con Pony, il suo amico più caro, il suo compagno di banco. E dopo aver fatto un po' di casino a scuola dando un pugno a un compagno di classe, capisce che forse vogliono trasferirlo di classe, e questo manda il suo mondo completamente in frantumi. Tom, che è il nostro protagonista, comincia a perdere la bussola, e noi vediamo questa strisciante ansia di qualcosa che sta per accadere, qualcosa che veramente vi lascerà un'angoscia totale, perché saprete che tutta quest'ansia si sta caricando per qualcosa che probabilmente accadrà di catastrofico, e la sensazione che vi lascia è di ansia costante. Quindi ho voluto inserire questo libro all'interno di questo premio proprio per quest'ansia costante che pochi libri riescono a tenere, nonostante il racconto non sia volutamente horror. Un altro però che voglio consigliarvi è sicuramente qualunque dei racconti del maestro dell'horror, di uno dei maestri dell'horror, ovvero Lovecraft. Prendete un qualunque dei suoi racconti e resterete agghiacciati. Lui è veramente bravo a ricreare l'inquietudine inconscia. È un maestro nel mettere, innestare nel vostro cervello qualcosa di inquietante, ancestrale, che poi si ripresenta nei vostri sogni. È inquietudine pura, è orrore puro, è veramente un qualcosa di strisciante che vi attanaglia nel momento in cui le vostre difese sono abbassate. Un capolavoro dietro l'altro. Proseguiamo con il premio per il miglior protagonista non umano, un libro con animali che mettono i brividi o malvagi. Qui in realtà barrerò un po', perché vi parlerò di un libro che però non ho letto, ma di cui ho visto il film, quindi la storia la conosco, i punti salienti li conosco, ma il libro in sé ancora non l'ho letto, non so se lo leggerò mai, ma penso di sì. E sto parlando di Pet Sematary di Stephen King. Il padre dell'horror ovviamente ritorna, e Pet Sematary è forse uno dei film, in questo caso, ma penso anche il libro, in cui gli animali hanno veramente un qualcosa di spettrale, inquietante, davvero macabro. Danno i brividi, danno veramente i brividi. Io quindi
vi consiglio assolutamente questo libro per provare quell'inquietudine che si nasconde dietro a quelle palle pelose che ci ritroviamo tutti in casa, che sono tanto coccolosi e carini, ma che possono nascondere un animo veramente spettrale. Ci siamo quasi, continuiamo con il penultimo premio, e il premio va al miglior personaggio disgustoso, ovvero un libro al cui interno vi è un personaggio che causa nausea e o disgusto. E qui sono andata a colpo sicuro in realtà, perché nonostante l'abbia letto un sacco di tempo fa, ce l'ho ancora fresco in mente. Sto parlando di VM18 di Isabella Santacroce. Il personaggio di Desdemona è davvero inquietante, ma soprattutto ciò che combina è altamente nauseante. Ci sono di quelle scene che vi giuro ci vuole uno stomaco non forte di più, tant'è che io lo abbandonai proprio per questo eccesso di nausea pazzesca, perché dopo un po' veramente non ne potevo più. Cose che non stanno né in cielo né in terra e che mi chiedo come l'autrice sia stata in grado di partorire. Io non lo so, però l'ho trovato veramente nauseante questo libro, e quindi direi questo assolutamente. Ma ce n'è anche un altro che ho trovato molto disgustoso e nauseante, ed è il libro American Psycho di Bret Easton Ellis. Lì in realtà la nausea è scaturita dall'eccesso di violenza. Io ho una tolleranza molto bassa per la violenza, quasi nulla, quindi quando vedo scene molto crude, molto violente, do di stomaco, e in questo caso appunto era un qualcosa di intollerabile, non riuscivo proprio a gestirlo, e quindi l'ho anche abbandonato perché proprio non riuscivo a farcela. L'ultimo premio lo consegniamo alla migliore storia d'amore, Dark, un libro con una ship inquietante / una storia d'amore ambientata in un racconto cupo. La ship inquietante non ce l'ho, ma ho una storia d'amore in un racconto cupo, ed è la mia storia d'amore preferita, una di quelle che ho amato tantissimo, ovvero quella tra Jane Eyre e Rochester. Ovviamente l'ambientazione è molto gotica, molto cupa, siamo in questo castello molto noir, ovviamente c'è proprio il romanzo gotico per eccellenza, e i nostri due personaggi ovviamente si innamorano, e io ho amato alla follia questa storia, lo sapete già, ci ho fatto anche un video che vi linko quassù, ma assolutamente per me è la miglior storia d'amore finora in assoluto. Non lo so, perché so che magari non è proprio letteralmente la migliore, ma per me lo è, e tanto mi basta. E qui abbiamo concluso la nostra premiazione dando gli Oscar alle migliori categorie. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, quali secondo voi calzano meglio con le varie categorie. Mi raccomando, riproponete questo tag se vi è piaciuto, se vi va di farlo. Andate a vedere anche il video di Maria Chiara, che appunto è linkato giù in info box. Io vi ringrazio per l'attenzione, taggerò un po' di persone giù in info box, ma al solito se mi sono dimenticata di voi, mi raccomando, fatelo senza problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che tutti i libri che avete visto li trovate linkati giù in info box. Vi mando uno spaventoso abbraccio e grazie per l'attenzione